Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Buonasera, bella raga GG, a tutto il pubblico di Twitch che ci sta guardando. Benvenuti a questa edizione ovviamente speciale di Mike Tyson per Machete Aid. Mi raccomando raga, continuate a votare. Noi siamo qua solamente per divertirci. Questa cosa è stata veramente organizzata in pochissimo tempo. È venuta molto bene. Niente, questa sera come sapete nel menù c'è qualcosa di veramente, veramente grosso. DJ MS, tu stai per caso seguendo la diretta dei ragazzi? Molto bene, la seguo io per te, per dirti cosa sta succedendo. Allora, no, nessun problema tecnico. Raga, sto guardando la chat davanti a voi, così per vedere. Come vedete alle mie spalle ci sono dei signori, degli ospiti di eccezione. E come vedete... Raga, i nostri ragazzi stanno bevendo perché nel video cioè era così ed era giusto replicare la stessa situazione. Siamo insieme, ci stiamo divertendo. Cosa abbiamo nel menù stasera? Quello che vi dicevo, la cosa veramente importante, raga, abbiamo una cosa che è storica per il freestyle italiano, cioè stasera replichiamo il freestyle delle lavanderie con i miei tre ospiti, i miei tre amici, tre soci, Fred De Palma, Shade e Ensi. Intanto ciao raga, com'è? Aspetta che sono tutto cellularato. Allora, niente raga, sono passati un po' di anni. Se vuoi prendere il microfono. Quanti anni sono passati? Fred? Sono passati 7 anni. Sì, no guarda, e ce l'hai di fianco. Io non ho ancora la barba in tutto questo. Cioè. Sono passati 7 anni? No. Sì. Sì, già sono 7 passati anni. Tanti anni, infatti non so più fare freestyle forse, stavo parlando insomma, mi sembra una bella cazzata questa. Raga, vorrei che diceste tutti un bel GG per lo squadrone che abbiamo oggi, per DJ MS, per tutto Machete Aid, per l'iniziativa. Grazie mille a tutti. Io raga, dal niente ho deciso di ospitare i miei amici a casa mia. E cosa siamo venuti a fare stasera? Siamo venuti a fare quello che facevamo 10 anni fa, cioè senza nessuna pretesa di contest, senza voler... Testa di cazzo! Ha detto drogarci! Scusate raga, Fred De Palma mi fa dei labiali incredibili e io non posso che non ridere. Comunque sia, no, niente, ci troviamo a fare quello che facevamo 10 anni fa, cioè ci troviamo a fare un po' di freestyle alla vecchia, a dire due cazzate. Però ecco, io ho portato una variante che potrebbe essere interessante. Cioè, l'ho visto in un gioco, in un programma fighissimo che si chiama Wild Out in America. E praticamente si sfidavano tra comici, tra virgolette, e chi aveva la punchline più grossa faceva ridere l'avversario facendogli sputare l'acqua che aveva in bocca. Io ho portato dell'acqua, ho portato una ciotola. E io vorrei sentirvi far freestyle come nel video delle lavanderie, 4/4 a testa, e il punto se lo aggiudica chi riesce a farmi sputare l'acqua. Poi ci fermiamo e dipende anche da voi, scegliete voi adesso, o ci fermiamo e diamo un punto a quella persona e proseguiamo, oppure chi mi ha fatto ridere si siede e io faccio freestyle e dobbiamo far ridere anche l'altra persona. A giro? Va bene, cercherò di non ridere il più tempo possibile, così devo reppare meno. Comunque sia, DJ MS, tu hai dei beat? Sei sicuro? Allora, sì, i microfoni per reppare, raga, sono questo e questo che sto usando io. E questo a cosa serve? Quello serve solo a parlare, quando vuoi fare i tuoi talk show con me dopo, a fine serata. Stavo per dire un'altra cosa, ma non si può dire su Twitch. Molto bene. Allora raga, microfoni, chi li vuole, eccetera. Io mi metterei qui, se voi volete alzarvi in piedi tranquilli, non c'è nessun problema, tanto la telecamera è lì, la vedete. Noi divertiamoci, stiamo facendo bordello. Allora, cerchiamo di regolare le cose bene. Frate, dove... Attenzione. Niente. Ragazzi, raga, si sta alzando il livello dentro. No, non si può dire niente. Non si può dire niente. Come faccio a non dirgli chi appena è entrato? Non si può dire. Dobbiamo aspettare. Come faccio a non abbracciarlo? Dobbiamo aspettare. Puoi andare se vuoi, ma noi dobbiamo aspettare per questa cosa. Possiamo andare a salutare? Assolutamente sì.
Va bene, DJ MS, metti intanto un beat che fa da sottofondo, raga. Non, è successa una cosa inaspettatissima, non ce l'aspettavamo, è arrivato un ospite che noi non ci aspettavamo venisse, ma siccome questa è casa mia, ogni tanto passa gente e noi siamo contentissimi di averla, quindi raga, a una certa potrebbe uscire qualcuno, io vi dico solo questo. Allora, DJ MS, cosa vogliamo fare, raga? Questi sono i microfoni. Devi metterti l'acqua in bocca. Io ve li affido. No, non mi devo mettere la parrucca. No. Non è questa la sfida, l'acqua in prossima, è quella dopo. Ok, adesso aspetta. Facciamo. Ok, ok. Aspetta, 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 aspetta. Yeah. Allora. Frate. No. La roba è che la sfida deve essere veramente tirata, devo dirti una cosa importante. Dov'è il buco? Niente raga. O che troviamo quattro calici oppure ce la giochiamo così. Va bene, va bene. Allora, siccome... Attenzione, per motivi logistici dobbiamo fare il primo tipo di prova, cioè che loro rappano e fanno ridere solamente me, anche per motivi sanitari, giustamente. E niente, raga, godetevi lo spettacolo, i ragazzi sono carichi, io sono carico e mi metto l'acqua in bocca subito, dai. Che infame. Sì, no, è uno scaricabarile di prima categoria, pazzesco. Ce l'hai la mascherina, oh? Cioè, 7 anni fa voleva rappare sempre prima lui, arrivava, adesso ti dà il microfono. No. Yeah, yeah, bella nitro, ogni rima è mano armata. Avessi avuto la vodka non l'avresti sputata. Un flow che è una legnata, fallo ridere che questa non è andata. Non è andata, per questo fai cagare. Altro che TV Speed, mo devi sputare. Frate, cosa vuoi? Peccato che non c'è la mia ex, che dopo ingoi. Yeah, che dopo ingoi e questa roba ti sciocca. Mo ti faccio una bella filastrocca. Se ti dico che c'è un cazzo al posto di una gnocca, ti vedo preso bene, hai già l'acquolina in bocca. Un punto per Fred. Un punto per Fred e Palma. Andata, andata, la sputata, la sputata. La sputata, la sputata. Quindi vale 2 punti. Quindi si riparte? Ok, mi metto qua. C'era questo problema anche nelle foto di classe, ragazzi, scusate, ma mi chiamavano Eclissi. Ho detto bocca, mi è esploso un polmone, tipo. Hai già riso, bro. Pensavo che dovevi durare un po' di più. Ce la fai? Ehi! Ancora? Dobbiamo far ridere Nicola? DJ MS, ma quanto spingo, con questa merda ti dipingo, mi chiamo Enzino e faccio bingo, non sono venuto qui fra per parlare di Pingu. Yeah, è una cartella, infatti c'ho questa e poi la scuola è quella, Nitro è mia sorella, son messo male, io do baci anche alla bacinella. Alla bacinella, io faccio questa roba, sai che bella, non faccio Puccio Renza, io Puccio Enza che fa la bidella. Non è grassa, è proprio immensa. Ehi, è proprio immensa, ho il flow che viene a infrangere. Non lo faccio sputare, lo faccio piangere. Io quando arrivo con sta merda fai ridere. E sino che fa rime al limite dell'impossibile. Limite dell'impossibile, è carina. Shade con il freestyle adesso spacca più di prima. Ho lo zaino perché salgo in cattedra. Sulle mani non mi metto la mucchina. E la mucchina è mammeta. Ma no! Ok. Gigante, gigante. Arriva di nuovo. Mike Tyson. Andata, direi. Ti hanno già fatto ridere abbastanza. Va, aspetta, aspetta, aspetta. Bevo dal mio calice e sputo io, dai. Vediamo chi mi fa ridere, dai. Ah.
Mike Tyson. Oh, yeah, yeah, yeah. Mike Tyson. Yeah, ehi, va bene. Ehi, arrivo con Macete. C'è un flow che non ci si crede. Mio padre c'ha una pancia così grande che dopo 20 anni sono l'unico coglione che vede. Che vede, ha sete. Enzino tra poco sputa la qualete. Ehi, sai che non ce n'è. Son così brutto che al tuo posto è l'acqua a sputare me. Te ne droppo un paio. Faccio queste robe, sai che è un guaio. Ti sdraio. La tua tipa è così grassa che se si infetta fa un focolaio. Ehi, tu non ti depili. Io capisci che con gli stili non sono Eisenhower. Ti faccio tipo il flower power. Dopo sputi ma diventa golden shower. Golden shower, senti i suoni. Rimo dal covo del covid. E vabbè, frate, ridi già solo con sti tre. Cava a me, sì. Amici, faccio queste robe tipo Ricci. Noi siamo felici, frate, stai ridendo, ancora stai ridendo. Frate, che cazzo ridi? Ehi, non pretendo di piacere a nessuno. Non pretendo che nessuno dica che fumo. Sputa sta diarrea, ti sta ridendo anche il culo. Il culo, non fumo. Se vieni contro Giade già lo sai, non sei nessuno. Le tipe con me si bagnano, frate, è un diluvio. Dammi la bacinella che mi faccio il pediluvio. Yeah, quando rappo ti bagni. Se faccio due rime fra non ci guadagni. Ti arrampichi fra come i ragni. Vuoi l'acqua in bocca solo perché è l'acqua della Ferragni. Ok. Mike Tyson. Prende palma, attenzione raga. Takeover incredibile. Matador. Cosa vuoi fare? Vuoi andare tu a prenderti un calice? Vai col tuo calice. Svuota il tuo calice, riempiti il calice. Incredibile raga, questo e altro succede questa sera al Mike Tyson. Mi raccomando, continuate a donare per Macete Aid, perché dopo faremo anche un gioco veramente figo, veramente figo. E niente, che dire, cambiamo beat? Siamo, sì dai, DJ me sai qualcosa? Oh sì. Yeah, bella fredde palma da Torino. Sei bagnato con la bacinella, portategli il pannolino. Che sei un bambino è scritto nella tua bio. Sto coglione ha bevuto quello che ho sputato io. Oh, e quando repa Shade, Fred può solo sputare. Ehi, Fred non fare casino, che dopo poi pulisci tutto come a Torino. Fred, non ti offendo, sei depresso. Intendo, posso andare avanti procedendo, ma sei più serio di Andreotti, intendo adesso. Yeah, senti questo flow, ti piace spagnolo, porto il tiburon. Bella questa storia, come va bro? Parapapa San Salvador. Ehi, hey, scendo in campo e intendo che lo faccio e poi gioco in attacco. Bello il tuo pantalone, mi piace quello strappo. Serve alla tua ragazza per scoparti con lo strappon. Ok, ok, va bene. Devo prendere l'acqua. Vuoi prenderla tu? Ok, ok. Yeah, volevo farti ridere sul quarto e chiederti se le carpe le facevano anche da maschio. Sì. Tocca Shade. Yeah, 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 yeah. Ehi. Yo, ehi, ehi, ehi. Da quella finale io c'ho ancora fame. Non serve ridere, tanto sei il male. E lo sei in modo tale che pure a casa tua paghi per pisciare come a Milano Centrale. Ehi, il mio flow è pericoloso. Lo sai fra me e te chi è più stiloso. Ti ho visto che sei pompato e obbrobioso. Sembri un bambino muscoloso.
bambino muscoloso, faccio queste robe qua risroso. Dai, faceva Shade, ridere. Questa faceva ridere. Vabbè, non posso chiuderla, frate, è impossibile. Secondo me, contro me, tu sparisci come David Cole per field. Arriviamo con gli elicotteri. Con gli elicotteri devi muoverti. Col tuo freestyle devi corroderti. Bella Shades, non sei diventato vecchio. Volevo farti ridere, ti ho regalato uno specchio. Frate, ne sono una gigante. Hai la faccia che dice, voglio diventare grande. Mike Tyson. Dai, fatevi ridere. Yeah. Guarda che non ci sono solo sputi lì per terra. Qualcuno ha fatto anche qualcos'altro. No, ci bannano subito. Come? Non è solo sputo quello. Ok. Ehi. Sì. Ehi. E visto che prima ho dimenticato la rima, ora me la ricordo con più adrenalina. Mi sa che devi muoverti. Sputa perché Shade sembra Macklemore che ha preso troppi estrogeni. Yeah, troppi estrogeni. Ma quando mi sfidi poi sparisci come Copperfield. Io c'ho la faccia di Snoopy. Bella la bacinella di sputi. Tra un po' in quella bacinella ci sudi. O ci nuoti, faccio queste robe, lo capisci e ti corrodi. Sai che cosa intendo, ne so tante. Vorresti che fosse piena di bucache per dire così ti sei tante. Bravo. La gente come si comporta contro di me è sconvolta. Il problema è che non puoi vedere la svolta. Vuoi vedere che lo faccio ridere, bicchiere di torta. Come fa? Questa è un inside joke. Bastardi, non vale. Eh sì, però lo sapevo, ero avvantaggiato. Ma è troppo difficile farlo ridere lui. Sì, è vero, comunque è difficile far ridere Enzino. Big up per Enzino, GG per Fred e Palma, per Shade, per Enzino, per Nicolino, per DJ MS, per Macete Aid, per tutta questa situazione. Raga, niente di preparato, tutto freestyle. Ciao frate, tutto bene? Qualcuno si spacca dei nachos? Ma come? Volevo ripercorrere un po' quello che era stata l'esperienza del freestyle che avete fatto, magari qua con voi, anche perché bastardi, io non c'ero, avrei voluto esserci. Cioè, la prima volta che ho visto quel video ho pensato, cazzo, avrei voluto esserci. Anche tu, pezzo di merda. Sì, anche tu, che poi passi. Sì, coglione. Va bene, diamo via il video, raga, se potete dalla regia, grazie mille. Lo riguardiamo con i protagonisti e niente, diciamo 7 anni dopo, vediamo un po' le impressioni. Perché la condividi, sai che cosa intendo quando arrivo sono il capo. Se il mondo fosse Facebook cambiamo questo stato. Faccio versi con la bocca come rise, questo scemo non lo sa che cazzo dice. Parla della mia tipa, la foto della tua tipa e sono più condivise della faccia di Vin Diesel. Della faccia di Vin Diesel e poi la gente ride, la tua tipa come anello vaginale all'anello di Freezer. Lo capisci coglione, volevi picchiare Freezer ma poi t'ha picchiato il tuo congelatore. Yeah, tu sei troppo brutto, arriva quindi Shade che poi passa il turno. Tu non mi capisci, ti affetto come burro, la tua tipa come anello vaginale, c'ha gli anelli di Saturno. Per questo io mi turbo. Notare il beatbox, raga, è incredibile. Il beatbox fino adesso è incredibile. E poi rap. Che schifo fa il beatbox, raga. La tua tipa come anello vaginale all'anello fritto del McDonald's. Siamo troppo strani, io sono Frodo, il signore. Magari è vero che non fai anelli fritti del McDonald's. Che tu sei un dinosauro. Licenza poetica. Anelli vaginali, io le ruote come un centauro. Sai che cosa intendo, dinosauro? La tua tipa come anello vaginale. Io devo ricordarmi che ero proprio bello fatto.
E va bene, l'ho capito. Io invece sono Shade, il tuo rapper preferito. Tu sei servito, non hai capito. Morirai dietro al bling bling, come Smigol. Yeah, come Smigol, l'avevo capito, impedito. Era quasi fine questa. Ti beve come un ciupito. Contro di me tu resti stupito. La tua tipa tra le gambe c'ha tutta la barba di Gandalf il grigio. E sono stanco. E dopo le sborre in faccia fa Gandalf il bianco. Ecco, questa era meno fine. E sono vecchio, il tuo rap comunque è come Gandalf, filosofia, troppo si vecchio. Spicciola. Il tuo rap è come Gandalf, coglione, la tua tipa è come Gandalf, perché non si stacca mai dal bastone. Per questo si fa male, dai, posa quel bastone, se no non ti fanno entrare. La tua tipa io la smonto come a Legoland, faccio cazzi figa come un Legolas. Arrivo con i ragazzi, veramente tu insisti, passo tarchiato e terrone, barba tipo Gimli. Ho parlato insieme a Legolas, parliamo uguali dopo che mi fumo un'altra tegola. Sai che cosa intendo quando rappo vado in bianco? Perché mi son fumato i tegolini, mulano bianco. Allora verba volante, scritta est, bevo l'erba pipa migliore del decumano est. Giro giù con i ragazzi fino allo hobbit. Questa merda è un lavoro, per te uno hobbit. Per me è uno hobbit, come lo hobbit. Fredde palma col freestyle, col cazzo che lo fotti. Sai che cosa intendo? Quale media shopping? Contro me cammini sopra il muro come il bimbo di Trainspotting. Come il bimbo di Trainspotting, tipo pausa merda. Arrivo coi ragazzi e dico pausa esperta. Arrivo coi ragazzi e fanno rime tipo musica da camera. Se cago addosso poi la merda in camera. Merda in camera e mangio kiwi. Sono lo Steve Meister, mi sono scopato la mamma di Stewie. Cosa intendo, vuoi la lerda? Giochiamo a carne, a carte, facciamo pausa merda. Facciamo pausa merda, giochiamo pure a scopa. Vai di prova. Yeah, Shadenella, situazione. Altro che scopa, scopone. Arrivo fratello, siamo in tre cazzi, ma valgono come il sette è bello. Che scopone, non sono in bilico. Scopo la tua tipa, acqua e sapone, flow, scopone scientifico. Giù con i ragazzi che sanno che miagola, Enzino fa miau mentre fa pinacola. Fa pinacola, la tua tipa è Dracula, perché me lo succhia mentre iacula. Che me la chiudi pure bene, andiamo insieme a Shade che conviene. Yeah, che conviene, io non arretro, la tua succhia ha fatto i provini per tue light e l'hanno rimandata indietro. Shade che ti mastica, questa. La levanderia Ramone, faccio una lavanda gastrica. La lavanda gastrica di sicuro, la tua tipa succhia così tanto che mi è entrato il lenzuolo in culo. Beh raga, questa è stata la più incredibile del freestyle. Stavo scherzando. Mi è entrato pure il cuscino, frate, mi sto addormentando. Raga, sono invecchiato di 5 anni dopo questa Shade rima. Shade da Torino, la tua quando succhia gonfia dentro sé il materassino. Altro che preservativo, io mi scasso, succa il mio cazzo e pure il materasso. È meglio che la smetti, la tua tipa congela la sborra dentro il cookie e la mette tipo Polaretti. Nel freezer, il tipo se la ride. Poesia, iena, poesia. Iena, iena, ride, tipo il flow. L'avevo letto su un forum e quindi pensavo che era... Ne imbalzo 5 come l'iPhone, me ne scopo 2, di gusti sveglio che one, maxi bon. Allora, poi la, una cosa che si può dire è che ogni tanto qualcuno di noi ammicca in camera, soprattutto Fredde Palma, però nessuno avrebbe mai pensato che questo video finiva online, cioè era uno dei classici freestyle che facevamo sempre. Pollice verde, poi mi fumo pure un cactus. E che cactus, Enzino sclera, ti do una foglia quest'estate a carnevale, ti vesti da Eva. Da Eva. Beh, sempre sono un terrore come Eva questa, Mendez. Il tipo mente, resto con i ragazzi che fanno break a neck anche senza un incidente. Tipo Busta Rhymes, la gente fa freestyle. Ho fatto più freestyle che piatti di pasta online, non ci sono mai stato. E come dice Fredde Palma su Facebook, cambi lo stato. Cambi lo stato, ti fai la scheda. Io andavo in discoteca e mi pippavo anche la chetta. Solo che eri ubriaco e non te lo ricordavi. Sei talmente stupido che la tua perché sei ancora ubriaco. L'hai messa a dieta. E la vita, l'ho messa a dieta ed è persino dimagrita. Aiutalo. Io mi faccio talmente pippe che le tipe su YouPorn mi salutano. Ma io non avrei mai dovuta dire questa cosa, perché poi ho fatto sapere al mondo di essere un segaiolo e ancora adesso la gente mi scrive: ma le tipe ti salutano ancora su YouPorn? Sì, 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 cose così. Vabbè, è stata la mia rovina. Di farmi pippe a 14 anni, il mio cazzo aveva l'impugnatura anatomica. Sembrava il manubrio di una bicicletta. Ho scritto da sola ad una mano i diari della motocicletta.
Aspetta, originale con una rima, il signore degli anelli con le anelli a benzina. Se mi faccio le seghe alla Jeep, originale con i ragazzi che a farsene di me sono più capaci. Sono più capaci, pensa che stra, ah, yeah, sono più capaci, ma tu pensa che strazzo. Le impronte digitali a me le pigliano dal cazzo. In batti caserma. 5. Yeah. In caserma, e dopo si lamentano che esce pure lo sperma. Che ci vuoi fare? Accendendo sigarette. Con le rime a collassare. Come adesso, tra l'altro. Yeah, io non mi spreco, ho scritto un libro, le 100 cose da fare a casa da solo senza diventare cieco. Senza diventare cieco, vuoi che te lo dico? Fratello, pure io ho scritto un libro. Da quando mangio meno ananas e sto più in giro, faccio con sborrate che fanno 50 sfumature di grigio. Oh, sì. Era bello quel libro. 200 è tutto vero. Sfumature di grigio, era troppo figo, onesto, l'ho letto pure io quel libro. Ma non mi ricordo alcune pagine, che ringhia, quale 100 colpi di spazzola sono 100 colpi di minchia. Yeah. Ok, si illuminava, hai quarto, detto? Quarto, sì, l'hai capito. E vengo senza pure il tuo invito. Mi chiamo Vito Shade, non faccio 50 sfumature di grigio, ma di Vito. Ti invito. Originale, quando arrivo non mi invito. Vado alle jam pure se non mi invitano gli altri rapper grassi che mi imitano. Madonna. Finiranno con l'autotune come Cleveland Junior. Avevi previsto il futuro comunque. Resto giù con i ragazzi in strada o in studio. Faccio questa merda, si sazierà il preludio. Se sky is the limit come Notorious B.I.G. Se fidi questi MC farei un pediluvio. Giù con Shade, Fred e Palma. La rima il cardio palma, sono De Palma Brian. Arrivo coi ragazzi che mi fanno mo faia. La profezia non era giusta dei Maya, era giusta in Egitto quella di Maya, che si dice M.I.A. Arrivo coi ragazzi che lo sanno e stringo palle come l'NBA. Non copio rime, faccio citazioni sublime, come se fossi il mago Telma sublime in un hotel ma con due veline. Rime su rime non ne scaglio, quando arrivo coi ragazzi frate non mi incaglio, è quello che voglio. Voglio diventare Nettuno per scoparmi la sirenetta dentro uno spaghetto allo scoglio. Yeah, minchia, la solo. C'era la sirenetta e c'era pure Sebastian. Gli ho dato tutto il cazzo. Per il rapper all'ascolto, scrivetelo, scriveteci una strofa. E ti voglio, sei come una cozza sullo scoglio. Yeah, una cozza, tu mettila. Sei feticista, annusi la scarpa di Cenerentola. Shade con il rap, non mi batti neanche se rubi il talento agli alieni di Space Jam. Di Space Jam, aspetta. Nel tuo piatto del DJ ci faccio la scarpetta. Lo capisci cosa intendo adesso? Guarda, sono Fred e Palma. Questa roba cambia sesso come Ranma. Come Ranma, fratello. Qualche scarpetta sia uno scarpone, Borriello. Non sai più che dire. Scopo questi MCs come lui con le veline. E come lui con le veline. Non spacchi queste rime. De Palma quando rappa è come Nesli. La fine. Capisci cosa intendo? E concime. Non stanno meglio sotto le coperte che sulle copertine. Yeah. Hai bisogno, Shade con le rime, ti fotte anche il portafoglio. Altro che voglio. Io invece quando rimo sono come Ensi, mi batti, era tutto un sogno. Era tutto un sogno. E faccio rock. Avete iniziato prima. Stavamo andando avanti da mezz'ora almeno. Tipo l'ho messa in cam e le faccio un cam shot, era tutto un sogno. Aspetta, pausa un attimo. Senso. Quindi fai occhio. Avevate iniziato prima del video, in realtà. Ma sì, tipo secondo me almeno 20 minuti prima. Infatti dicevo, se tu ascolti proprio come inizia il video, inizia con la tua tipa come un link perché la condividi, che in realtà era la chiusura di una barra che avevo fatto prima, capito? Quindi non parte dall'inizio. Minchia, quindi stai dicendo che praticamente noi abbiamo visto il 30% del video. Sì, adesso mettiamo a pagamento anche l'altra che abbiamo. Di quello che è successo. No, vabbè, vedi, questa era una cosa che avrebbe fatto piacere sapere anche prima. Comunque, ecco, raga, peccato, un vero peccato. Ma io ero almeno strafatto cosa... dei tre, io avrò bevuto. Scusami, due... che siccome non avevi il microfono, magari, ripeto, vuoi chiederlo tu direttamente? Io ho bevuto due cocktail, che per me era come bere due bottiglie di Patron, praticamente, e quindi ero il più sano dei tre, mi ricordo tutto. L'evento era un evento di Gaemon, c'era il live showcase di Gaemon. Dopo l'evento di Gaemon, noi ci siamo messi fuori e cazzeggiando abbiamo iniziato a fare freestyle. E si è creata tutta la gente che c'era sotto al live di Gaemon, è uscita e
Se, no, il live era finito. Sono venuto a sentire. No, c'è stato un altro così. Live. E tra l'altro è in San Salvario, che è una location tipica della movida torinese, insomma, storica. E davanti al kebabaro più buono di Torino, Horace Kebab, che salutiamo. Yeah, boy. E, è stato pazzesco, no? Voi vi cosa vi ricordate? Di recente ho fatto una roba per la radio, ho invitato Willy, abbiamo fatto una cosa assieme. Mi ha raccontato che la sera delle lavanderie, proprio questa del video, c'era anche lui e si è perso tutto perché era rimasto sotto a chiacchierare con altri amici e non aveva capito che fuori c'era un po' di saifa. E questa me l'ha aggiunta lui di recente, ci tenevo a salutarlo visto che anche lui è torinese. E io che cazzo mi ricordo? Sinceramente poco. Poco e niente, e mi ricordo poi che quando è uscito il video e la gente ha iniziato a condividerlo ovunque, cioè dentro di me pensavo alla fine con i miei amici, sia con loro che con altri, come è capitato poi con te dopo, con altri amici, poi cioè quello che facciamo normalmente alla fine, no? Ed è forse questo che l'ha reso così virale. Ma al di là della bellezza di alcune rime che hanno sentito tutti, è proprio spontaneo, no? Sì, perché era proprio, secondo me rappresenta anche un periodo storico del rap italiano in cui proprio comunque i freestyler si trovavano nei parcheggi, si trovavano fuori dei locali, esattamente come in questo caso facevano freestyle. Il fatto che comunque noi tre che facciamo freestyle anche magari a livello più alto, proprio anche tipo televisivo eccetera, non mi ricordo se era già successo, vero, MTV Speech? C'era stato il primo speech, esatto. Eravamo a cavallo tra il primo e il secondo, se era 7 anni fa, perché esatto. Era 2013. Quindi magari vederci appunto in una situazione più urbana così ha fatto anche comunque scalpore. La gente ha detto ok, loro sono, cioè, fanno quella roba lì e la fanno anche per strada così. Secondo me quella roba ha funzionato anche per questo motivo. E poi per un periodo mi ricordo che andavo in giro e la gente mi diceva: grande, ma tu sei quello della bandiera Ramone, quindi una carriera rovinata. No, scherzo. No, ma cioè, ci sta, nel senso, comunque sia ti fa capire quanto il freestyle vada anche in parallelo in un altro senso, che per quanto sia la cosa paradossalmente più hip hop che c'è nel rap, cioè proprio legato di brutto alla cultura, è la cosa che piace anche alla persona che non capisce un cazzo di niente, sì, di rap. Perché è immediato. Perché gliela giri nel culo la rima, gli fai una roccia, cioè gli rispondi e c'è questa cosa e quindi... Io all'inizio proprio del mio percorso nel mondo del rap, io ho fatto un anno e mezzo, due di DJ set dove non facevo i pezzi. Io andavo e facevo solo freestyle e poi facevo un pezzo che nessuno sapeva e si giravano tipo di spalle a parlare con gli altri. Facevo freestyle, tornavano, oh grande Fred, però... Era così, però appunto era una cosa talmente figa, talmente anche nuova per il momento, no? Per la nuova generazione che arrivava. Diciamo che quella dopo il To The Beat, che c'è stato una specie, certo, di vuoto, che era una cosa proprio talmente tanto sorprendente che la gente rimaneva proprio incollata, anche in discoteca. C'era Gigi D'Agostino il secondo prima, partivi col freestyle e tutti erano incantati a guardare. Era una roba incredibile. Sì, ma tuttora, anche quando facciamo comunque DJ set in ambiti dove la gente non ascolta rap... Se fai freestyle tutti si gasano, cioè come tutti ti cantano la hit nazionale e nazional popolare, però quando fai freestyle li prendi tutti, da pure il barman tante volte, cioè, si ferma e t'ascolta. A proposito di barman, fin quando poi la movida in Sansa è stata la grande, cioè abbiamo avuto drink a vita, almeno a vita, sì. Dopo questo video drink a vita le lavanderie. Cioè era la nostra Asgard, capito? Cioè, esatto. Eravamo Thor ad Asgard, ci offrivano drink ovunque, bro. Io volevo chiedervi una roba, nel senso, adesso comunque, cioè, è veramente figo, no? Dopo 7-8 anni essere qui e vedere come, cioè, per esempio qui abbiamo 4 esempi perfetti di come 4 carriere si sono sviluppate e realizzate in maniera comunque diversa, sì. Ma che comunque alla fine, cioè, siamo ancora qui ragazzi lì e ci lega ancora quella cosa di quell'esperienza, almeno per me è sì, super così quel periodo di vita. E volevo chiedervi, giusto così perché anche io me lo chiedo ogni tanto, se tipo domani rifacessero non Spit, lo chiamassero To The Beat, sì, ma chiamassero tutti quelli grossi della discografia, cioè tipo se venissi io, se venisse, vabbè, Fibra magari no, ma tipo Emischilla, Iari, sì. Nerone, sì, Shade, sì. Fred, eccetera, voi partecipereste?
non è una proposta perché lo sto inventando. No. Non c'è nessun secondo fine, perché magari poi avete paura che vi arrivi nel culo la proposta. No. Ma non è così. Beh, secondo me sarebbe molto figo, no? Perché rimetterebbe di nuovo in gioco questa cosa che secondo me è stata importante negli anni passati, perché per dire, io personalmente ho iniziato a fare freestyle perché ho scoperto il To The Beat, ho visto comunque degli MC completamente diversi, no? Parliamo anche tipo di Tormento, no? Che magari in quel momento non era visto, era visto meno underground, no? Che era lì sul palco comunque, no? E faceva freestyle. Certo, ogni battle, come ogni opera d'arte, va contestualizzata in base, esatto, al tempo, dove si è svolta e qual era il contesto della scena in cui si è svolta. Certo. È verissima questa cosa che hai detto e ti aiuta a capire 100 volte di 100 più volte, le, sì, battle, sì. Assolutamente sì. Sì, io parteciperei assolutamente, perché comunque mi piace mettermi in gioco e mi piacerebbe la sfida, cioè non ho paura di prenderle, se le prendo e ho meritato di prenderle, bella lì, cazzo. Sì, questo lo dice quello che vince di solito, grazie. No, non al è cazzo. Vero, non è vero, davvero, ho perso tante volte. Adesso, tuttora faccio salire gente sul palco, delle volte sale gente brava che comunque mi mette in difficoltà. No, è vero, tante volte dei ragazzini sono fortissimi. Vedi, queste cose, cazzo, mi vengono in mente oggi che abbiamo organizzato questa cosa comunque ieri. Se mi fosse venuto in mente avrei fatto vedere anche questo. Sono andato a un concerto una sera all'Alcatraz e a una certa, mentre suonavo un gruppo, ma non c'entrava un cazzo col rapper, era roba tipo emo barra metal barra grindcore, quella roba lì, mi sento toccare sulla spalla ed è un tizio che mi dice: lo sai che io ero il cameraman dello Zelig di quando avete fatto il contest? E io sono, penso, l'unica persona che ha il video di te che batti Shade. Io ce l'ho, sì, quel video. Sì, sì, mi ricordo. Ti ricordi che io avevo sempre detto: minchia, l'unica volta che ero riuscito io a batterti non c'era mai stato il video. E invece c'è, no, ce l'ho io ma non lo pubblicherò. Mi hai battuto, mi hai anche fatto un culo così, si può dire, no? Su Twitch un culo così. Sì, assolutamente. Non mi ricordo se era la stessa edizione. Sì, era la stessa. Io ho perso con te in finale. Hai perso con me in finale, mi hai fatto una barra incredibile, tipo quella di Bocca di Rosa. Sì, il tema era, sì, Fiori, sì, era incredibile. Sì. Era una cosa del genere. Io avevo detto: sei come un prato emo perché ti tagli da solo, robe del genere. Sì, perché mi mettevo le camicie strette a quadri al tempo, mi ricordo. Cazzo, raga, che bei tempi. Comunque sì, mi è venuta in mente una cosa che potrebbe essere uno spunto di riflessione, magari non la roba del To The Beat, ma se questa cosa del freestyle, anche grazie a Mike Tyson, nei prossimi anni cominciasse a diventare una cosa un po' più, non solo di competizione per quanto riguarda underground, ma proprio di show. Cioè proprio di show, sì, che tutti, come ti vai a vedere la NBA, capito? Come stasera. Cioè, a me piacerebbe vedere un contest di freestyle dove c'è il pubblico e poi c'è la tribuna con tutti i rapper che si vanno a vedere perché hanno il socio loro che fa freestyle. Un esempio mi viene in mente tipo Tedua che va a vedere BLNK perché è socio suo, capito? Cioè queste robe sono veramente veramente fighe. Tutto questo per arrivare alla conclusione che secondo me per fare i rematch quelli grossi tipo Nitro contro Shade dovremmo davvero venderlo come i pugili. Chi se la colla, sì, chi se la colla di fare Nitro Shade, questo è... sì, certo, bro. Cioè, ma stai scherzando? Ma tu sai quanti mesi devo perdere di fare dischi per allenarmi per battere questo? Poi no, dopo otto anni... Sì. No, poi... No, ma bro, io devo tornare... Cioè... Sì, fra, ma scherzi. Siamo in diretta dal Madison Square Garden, location che sarebbe fico. È vero, però non è male come cosa. No, secondo me, cioè, fare proprio, cioè, farlo diventare come se Rocky, fosse però. Il pugilato, capito? È che, come hai detto tu giustamente prima, ogni gara di freestyle va connessa al periodo nel quale poi è stata fatta. E quindi, assolutamente. A livello generazionale il To The Beat aveva un'altra forza rispetto a quello che poi è successo da lì in poi. Io quando feci la prima edizione di Spit andai proprio con questa mentalità dicendo: ok, mi porto dietro questo bagaglio, ho vinto le cose più importanti fino ad adesso, avevo capito che quella roba poteva darmi qualcosa in più rispetto a quello che avevo guadagnato grazie al To The Beat, che era il rispetto della scena, era l'essere presente all'interno di questa community dell'hip hop in maniera importante. E Spit è stato invece poi a livello nazional popolare, diciamo, no? La consacrazione di tutto questo. Però anche io sarei molto attratto da una cosa del genere, più che altro perché
è una questione di legacy, lo dicevo proprio ieri sulle mie stories quando parlavo di questo evento qua. Cioè questa cosa di tramandare quest'arte, chi lo sa fare e chi lo fa si mette in gioco. Quando io ho battuto Tormento ed ero un ragazzino e lui aveva fatto la storia del fottuto rap italiano, è venuto a giocarsi tutto contro uno stronzo come me che passava i suoi pomeriggi a fare freestyle quando lui era già un rapper affermato e chissà cos'altro faceva nella vita, di certo non allenarsi a fare freestyle. Quindi è venuto, ha perso in una battle bellissima, comunque dove c'è stato uno scambio generazionale importante, una delle battle penso più belle della storia, ed è quello che manca un po' adesso. Quindi io so che là fuori tanti bravi che ci sono vogliono portarmi via tutto quello che mi sono guadagnato fino adesso, lo so che vi piacciono questi titoli, che volete portarvi a casa le mie cinture, e quando verrà il giorno magari all'Arena di Verona, non lo so, in grande stile come dei cazzo di titani, io metto le mie cinture sul tavolo. Assolutamente, fatto. Comunque tutto questo viene tamponato dall'autopagamento appunto di cui stavo parlando. Certo, ma vabbè, nel mio caso, se posso dire un po' anche a mia discolpa, cioè e anche un po' i presenti qua, non solo quelli seduti qua, voglio dire, ci sono delle cose che abbiamo fatto che sono intoccabili, ok, che rimangono là e sono un tassello indelebile di quello che è sta storia del freestyle in Italia. Indipendentemente che tu abbia vinto una battle importante o che hai fatto una roba come le lavanderie che ha fatto, no, ok, voi non avete vinto il To The Beat, ma la vostra nomea di freestyler è pari a quella di uno che ha fatto quel giro, perché nonostante non abbiate quel titolo, perché non c'eravate, perché era un altro momento, è chiaro, avete avuto quel tipo di visibilità grazie anche all'arte di questa cosa del rap. Quindi al di là a rispettare e ringraziare tutti i ragazzi che si fanno largo in mezzo alle grandi possibilità che ci sono oggi e lo fanno attraverso il freestyle, che è la cosa, come hai detto tu, più hip hop che ci sia, nel senso è la cosa più, no, più basilare. I grandi del rap ci sono passati più o meno tutti, chi non c'è passato comunque lo sa fare, anche se non è plateale la cosa. Quindi in un'ottica di questa roba qua, sinceramente potrebbe essere interessante anche per me mettermi in gioco e fare una roba del genere, però bisognerebbe essere fatto, come diceva Shade giustamente, come diceva Vito, sotto forma di uno show, un grande show, che non vuol dire non perdere e non vincere, perché una cosa che non fa contento nessuno poi alla fine non va bene, qualcuno deve vincere, è chiaro che qualcuno deve perdere, quindi... ma devono essere tutti contenti, però devono essere tutti lì per un motivo e quindi farlo in grande stile. Fino adesso secondo me abbiamo fatto grandi cose e una nota di merito va sicuramente a Mike Tyson, che negli ultimi anni ha riportato la cosa sul livello alto, sì, sia a livello di struttura che a livello di coinvolgimento, dalla selezione dei beat a come viene presentata la roba, alla giuria che c'è. Credo che anche i freestyler si possano sentire rappresentati, sì, da sta roba. Mike, però se riuscissimo a spostare questa roba in un grandissimo evento, però significa grande, significa, io me lo sto immaginando grande, tipo San Siro, io me lo sto immaginando grande, me lo sto immaginando veramente al Colosseo, alla fottuta Arena di Verona, i gladiatori guardate, noi con Simone siamo andati, con Simone e l'altro Simone che è BLNK, siamo andati a vedere la battaglia dello Sgaios a Madrid, incredibile, e c'erano 18.000 persone, è per più una dell'Arena di Verona freestyle. Tra l'altro, tipo, ovviamente c'era quello della squadra rossa contro quello della squadra blu. E raga, quando rappava quello della squadra rossa, avevi il braccialetto a LED che diventava rosso. Quando rappava quello della squadra blu, avevi il braccialetto che diventava blu e vedevi lo stadio che faceva così con le mani. E vedevi i braccialetti blu far così. Bro, dei una roba. Mi vengono, raga, i brividi a sentire che sì, me lo racconti. Bro, una cosa che non avevo. Cioè, ma proprio. Sai cosa vuol dire che per quanto riguarda l'America Latina e le. Anzi, non l'America Latina, le nazioni ispaniche, perché solo delle nazioni ispaniche, tipo il Brasile che parla portoghese, non è incluso nella battaglia dello Sgaios, però lì il freestyle è arrivato oltre a quanto non sia arrivato in America, per farvi capire. Cioè i freestyler che vanno in finale alla battaglia dello Sgaios hanno 5, 6, 7 milioni di follower e vendono i dischi. Sì, ma poi posso dire anche un'altra cosa, cioè, veramente figa. Io sono stato da poco in Colombia e in Colombia con me c'era anche uno spagnolo, e poi vabbè, c'erano anche colombiani in generale. Abbiamo fatto freestyle a un certo punto, perché tutti sanno fare freestyle, è una roba incredibile. E il livello comunque che hanno loro, cioè, ma anche tecnico, è spaventoso. Cioè, per un momento il ragazzo con cui facevo freestyle mi sembrava Emis, aveva quella fotta lì, però non so come le incastra tutte. Sì, sì, sembrano, sì, tanti BLNK. Sono molto tecnici, sono molto, molto, molto tecnici. Però ecco, vedi. No, li ho sentiti tutti, raga, con tutto il rispetto, eh. Cioè, siete proprio buoni a dire quello che avete detto. Non sono. No, adesso io non capisco perfettamente la lingua, mi perdo delle robe, ma non mi sembravano dei mostri incredibili, onesto, eh.
Allora io quello che ho visto... Lanciamo la sfida Italia-Spagna quando vuole. Quello che ho visto quest'anno lì però non l'avevo mai visto. A parte quella roba lì, a livello di show stiamo parlando di un altro step. No, ma anche a livello, cioè, ok che poi le skills che tu puoi far vedere sono anche in base allo show, perché se sei davanti a uno stadio puoi avere un appeal totalmente diverso da quando sei qui, per esempio, no? Nel far freestyle. Però proprio loro a livello tecnico sono super teatrali, fanno delle cose che ho visto fare a pochi freestyler qui in Italia adesso. Cioè tipo la roba che fa Debit, lì è normale per dirti. Lì uno si è inginocchiato così, si è messo a leggere un libro e gli reppava le cose che c'erano scritte a tempo, raga, una roba fuori di testa. Però occhio, non commettiamo errori di questo tipo, guarda che anche anni fa c'erano queste robe. Io mi ricordo anche alle Jam quando ero ragazzino succedevano delle robe durante le session di freestyle incredibili. Mi ricordo un Kiffa che si mette in ginocchio, inizia a reppare in ginocchio, camminando in ginocchio, facendo tutte rime sulla processione, roba del genere. Cioè la teatralità c'è sempre stata. Poi noi siamo italiani, quindi questa cosa ce l'abbiamo. Tu immaginati a fare una Selesao fra quelli più nuovi che spaccano il culo e che là fuori sappiamo essere veramente con il level up, e alcune fra le leggende, perché poi non li puoi chiamare neanche tutti. Io Dargen lo chiamerei, fosse per me. Cioè ci sono stati anni in cui Dargen era un fuckball, era il freestyler più forte di tutti i tempi probabilmente. Attenzione, dobbiamo salutare tutti. Yeah, ciao a tutti, bella raga. Quindi a fare una roba collettiva dove figurati che cazzo di show può venire fuori. Immaginati veramente un po' di ragazzi più di questi più freschi, è qualcuno dei miei anni, qualcuno delle vostre annate, qualcuno che sta nel mezzo. Un attimo che abbiamo Manuelito in collegamento. Bella Manu! Ciao ragazzi! Solo che non siamo anonimi. Esatto. Appunto. Oh shit, siamo in home page di Twitch, grazie mille. You know. Noi ci siamo dissociati di qualsiasi cosa succeda durante il Mike Tyson. Avete fatto bene. Come procede, raga? Abbiamo fatto un po' di freestyle, ora stiamo parlando un po' del freestyle in generale, del mondo, delle battle, dell'idea di fare un evento gigantesco di freestyle, così per parlare, comunque cose interessanti che sono sicuro... Tra poco rifacciamo pure freestyle, quindi la serata va avanti così. Ok, quindi farete tanto freestyle? Esatto, che schifo la figa, solo freestyle. Questa è la wave. Da 10 anni a fa parte pure. Abbiamo detto che c'è un ospite a sorpresa, ma non è che deve fare freestyle, cioè dipende, se vuole fare freestyle lo fa, se non lo vuole fare non lo fa. Se lo conosco un po' non lo vuole fare. Dai, vieni a farti. Dai. Salutaci. Dai. Oh. Tra l'altro è una felpa bellissima. Io ve l'avevo detto, raga. No, mettiti qua, frate, dove c'era il mio sudore e il mio telefono. Gli sputini. Ciao. Grande, bro, grazie mille. Va bene, ci proveremo. No, la verità è che sento dal telefono che ha tra le mani Simone, che è a dei metri da me, quindi ho dei problemi a capirti da qui. Bella, meno male, grazie, ecco fatto. Raga, grazie mille, che bello, ciao. Nerone è stato qui con noi, vincitore della terza edizione di Spit, Massimiliano Figlienarte. Nerone, andate a sentire questo ragazzo perché secondo me ha un grande futuro.
Ma adesso passiamo al meteo. Aileen? Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, grazie mille, bella raga, grazie mille, Macete Aid, siamo ancora qui. E niente. Siamo arrivati al e niente. Butto una carega. Dottore. Io devo fare solo una ricetta comunque. Allora, fammi vedere che ore sono, perché a una certa noi viviamo sempre... Cosa? Vogliamo fare ancora freestyle? Beh, bisogna farlo per chiudere. Ma certo, immagino forza. Che la gente, che il pubblico lo voglia, lo attende, lo brami. Potremmo fare l'ultimo giro e poi salutiamo con un po' di DJ set e ci divertiamo un po' per i cazzi nostri. Sì, sì. Facciamo un quattro quarti blandissimo. Dai, quattro quarti blandissimo. Ah, perché Messe deve beccare una tipa, quindi ci dobbiamo sbrigare. Yeah, boy. Cosa facciamo? Sul serio, sul divano? Sul divano così? Sul divano è una bomba così. Ah, incredibile. Okay. Potrei dare il meglio di me. Beh, io o il peggio, dipende da quale lato del divano sono. Guarda come passa subito il microfono. Yeah. La base è... Ehi, okay. Là. Ah, ok. Aspetta, però abbiamo due microfoni per cantare, no? Sì, quali sono? Identifichiamoli subito. Questo. No. Uno è questo. Yeah, yeah, yeah. E uno è quello che ho io. Ok. Beh, che dire? Ehi. Yeah. Lavanderia Ramone, Home Edition. Facilissimo. Ah, freestyle da divani e divani. Con i miei amici siamo strani. Lasciamo giù i peli sui divani come i cani. Sono tornato più merda che mai come gli sbirri americani. Ehi. Sì, americani, più che sbirri quelli sono begli infami. Shade con il frista qui di casa. Sono talmente pezzato che ora faccio gli odori di casa. Quello di fianco a me di battesimo fa figlio di puttana. Insieme sembriamo i robot sdraiato di Futurama. Yeah, arriviamo a casa tua e facciamo la gincana. Alcol e marijuana. Alcol e marijuana, tequila, sexo come a Tijuana. Ah, vengo giù per fare un po' di rime sopra il beat. Tu mi sembri Donald Trump che grida I have a dream. I have a dream, I have a drill. Faccio questa roba, lo capisci che non canto, non è Notting Hill. Non so che cosa dire, mi sdegno. Non sono Notting Hill, sono il meglio. Ah, sono diventato scarzone. Chi mi contraddice sei ingrassato, panzone. Ma non finisco da fumare, ho un terzo polmone. Mi sono illuminato, un massone. Massone qua, la gente lo sa. Chi invece incontra me dice questo non ce la fa. Vuoi sapere cos'è cambiato da 7 anni fa? Che adesso mi salutano anche le tipe su Pornhub. Io sono il GOAT, ma se è vero che una capra non campa sotto la panca. Quando ti senti triste pensi a cosa succhia Ivanka. Ah, ho quanti soldi ho in banca. La mia gente mai si stanca. Mai si stanca, ti do l'elettricità come Blanca. Arrivo e faccio una rapa in banca. Faccio il flow che nessuno di Censino non arranca. Guarda questa merda quando arriva di soldi, danne 50. Yeah, danne 50, faccio free con Nitro Wilson. Tipo faccio free Trito Winston. Di platino anche fatto il triplo disco. Piscio sui miei avversari perché li condisco. Li condisco, non è uno spreco. Li cuocio da vivo, limone, aceto. Non ce n'è, vado a puttane. Non faccio lavanderia in amore, ma tinteriamo il Dave. Ah, sì, a casa mia. Io chiudo tutto in casa come la pandemia. Ehi. Faccio questa roba e sono il più schizzato. Faccio trap e ti batto, ti ho sapo bullizzato. Oh, contro di me, vai contro gli alberi, ehi. Vai contro i passeri, è meglio che non ti inalberi. Beh, magari no, senti questo flow, è un passepartout che tu non okay, hai. Ok, boomer, non capisco i tuoi ragionamenti. Volevo risponderti, poi ho pensato fare esci. Un po' di slang per i parenti. Se faccio questa merda, lascia il rap, fallo fare a dance. Vabbè, le chiudo io. Bella, falla tu che ci riesci. Che cazzo dici, bello come Joe Pesci? La prendo io, va bene, vado io, bella zio. Giustamente quando devi riprenderla non sai mai cosa cazzo dire. Quindi vi odio e dovete morire.
balla a me, battermi. Beh ma no, yo, yo, e hey, yo, ok. Battermi, beh ma no, ho il flow figo anche dopo 60 anni come Catering Zeta Jones. Ehi, la chiudo dopo, capisci che è il mio scopo e quindi scopo. Quante cazzo ne devo fare, qualcuno vuole rappare o mi devo asfissiare? Mi devi asfissiare, asfissiare, non so parlare, c'ho qualche problemino lessicale. Sembro tipo Lessi il cane, a guardarci siamo fatti proprio messi male. Messi male, giù alle lavanderie, tu lava le tue mani, fra che mi la lavo le mie. Vengo giù per fare un po' di barre, troppo le energie. Certi rapper sono peggio delle pandemie. Pandemie, sì, come prima. Io sulle mani metto la benzina, o da quando c'è la vagina, puccio tutto il cazzo nella mucchina. E non è più pandemia, ma è ban di Spagna, con Ivana Spagna in piazza di Spagna. Non me ne fotte più un cazzo, vado in Spagna e mi ciucciassero sto gaios. Silenzio in sala, arrivo con Fred De Palma e porto la pala. Vuoi fare il black, però sei bianco come un galac. Come un gala, è una serata di gala, De Palma col freestyle che non va in para. Non so che cazzo dire, me la son dimenticata. Minchia ragazzi, che minchia di serata. Yeah, 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 siamo messi male. Messi male, messi male, siamo messi male. Messi male, messi male, siamo messi male. Messi male, messi male, siamo messi male. Come me, che non scopo da due settimane. Mi riesco a decitare solo a cantare con le cicale. Messi male, yeah, yeah. Cicale, vuoi cicare? Se faccio questa merda il fuoco lo posso appizzare. Passa questa merda una pizza da rivoltare. Pizze ribaltate come Juarez. Arrivo con ste barre. Enzi, quando rappa stai tranquillo, posso fare pure i complimenti pure a tua madre. Vengo giù con questa merda, passa il crossfader, Darth Vader. In questa merda del freestyle sono tuo padre. E allora fai quel cazzo che vuoi, basta che lo dici. Non ci sono né lavanderie né lavatrici. Ci sono quattro MC fucili mitragliatrici, fatti della sostanza di cui sono fatti i miei amici. Yeah, i miei amici, non faccio battute. De Palma col freestyle, certe rime son risapute. Non è una battuta, quindi suca. Io vado in Spagna e mi chiamo Federico. Un Federico de puta. Ehi, ok, che dite? Sweet. Facciamo ancora? Ancora. Ok, 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 mister, giochiamo a Twister. Ma non chiamarmi come fa il pusher su Weeker. Sono quello più fatto in ogni weekend, mentre le tue amiche più fiche ascoltando The Weeknd. Ehi, senti come suona, fa ridere che lo voglia fare una volta ancora. Sei online, non sei la mia bitch. Al massimo se vuoi ti sfogli su Twitch. Ah, questi rapper li lascio parlare, li faccio fare, li vedo in preda alle pare. Io sono il vero predatore in riva al mare. Ho un John Wicker, un messaggio e ti faccio ammazzare. Vuoi sfidarmi a un calvario, ma ti tocca. Questa sera porto San Salvario giù in bicocca. Quando faccio questa merda senti come scocca. Mi piace un po' la pesca e pure l'albicocca. Yeah, un po' dell'albicocca e non ti tocca. Qua è rutta, l'albicocca, però albicucca. È un mio amico, non lo conoscete. Che cazzo ne sapete? Cazzo ne sapete di me e della mia banda? Mi sono fatto il fisico, sono una branda. Alla tua tipa metto un piede in culo, uno nella figa e la metto tipo mutanda. La tipo un beat tipo mutanda. Bello. Peccato che nel tanga c'è un tarzanello rimasto incastrato dal manganello. Yeah, non c'è questione, ti sei fatto il fisico, sì, il professore. Vengo giù per fare un po' di riscatto, ingrasso, sì, come il professore matto. Sostanzialmente la tua banda fa tipo delle cose strane, non oserei chiamarle rime improvvisate. È più mettere il tanga e certe stronzate, metterle al contrario da separare tra due palle incazzate. E non si parlano, da due settimane. Se sfidi me sulla strumentale, sul beat, è come ammazzare il cane a John Wick. Uno schiaffo se lo merita mi pare, ma non esiste come la cresima di Shade. Ehi, arrivo al trono di spade. Ehi, io c'ho il suono che fa male. Che fa male, frate, me la spasso. Tu fai roba per bambini, fra, sei tipo i Plasmon. Io collasso. Se ti metti un tanga al contrario ti riesci a coprire il cazzo. Yeah, sbarri ogni mille anni come un dattero. Se rappi non si dice come il mappero. L'ultima volta che ti è caduto un bicchiere con l'Aperol ti hanno gridato Mazeltov. Ehi, frate, te lo spiego. Arrivo con sta merda e frate ti piego. Tu sei uno, frate, nel concreto. Mutande gialle davanti e marroni dietro. Marron glacé. Marron glacé. Onestamente non toccava a me.
toccava a te, tiè. Ok, scusami, non so cosa dire, quindi opto per la scusa dello scaricabarile. Ehi, per la gente che lo sa, still 187 on an undercover cop. Quello dello scaricabarile è un cliché. Infatti Fred De Palma prima di venire ha detto chi c'è. E Lavanderia Ramone parte 3, quello in cui tutti spaccano a parte te. A parte me, che di sicuro ero a casa a mettermi Kit Kat nel culo. E questa roba di sicuro è tipo 187, fratelli, ho preso il muro. Ehi, ehi, vengo da Torino, pringo Death Live. Vengo da quel posto come gli effetti si fai. Mi stanno sul cazzo gli snitch come 6ix9ine. A sti stronzi fare una 619. Oh, yeah, ma vai, quando faccio questa merda già è che lo sai, freestyle, non c'è questione. L'unica cosa che 6ix9ine non mi ha fatto odiare è la posizione. Vai a fare in culo, ti mando la posizione. Se vengo ti cambio il sangue e la circolazione. Anzi che far rap è il meglio in circolazione. La tua merda è il circo, frate, sembri un pornoattore. Quando vengo giù a fare un po' di vibra, quando faccio questa merda, fra che Dio mi benedica. Io mi chiamo Enzino, sì, frate. Arrivo con sta merda e voi col cazzo a casa che mi commentate. Oh, che mi commentate, dillo frate, Fred De Palma c'ha le rime improvvisate. Non lo so, mi chiedono perché vai fuori, ti spiego perché mi sono rotto i coglioni. Sai che faccio mille rime al secondo, adesso sfondo, esco col mio disco, so il titolo è, non lo dico. Faccio queste robe ma faceva rima, sai che cosa intendo, adesso spacco più di prima. Sai che arrivo perfetto, arrivo come Mbaku che si batte sul petto. Sfidi Fred De Palma, arrivano i neri con la bara sulla spalla mentre ballano la techno. Faccio queste robe e lo capisci e son perfetto. Fra, non lo so, perché vai fuori, già sogno tempi migliori. Fred De Palma col freestyle c'è tipo dei mitragliatori. Mi chiedono perché da rap sei uscito fuori, perché le barre contano meno di un Instagram stories. Ehi, per davvero, yeah yeah yeah. Tocca a meno, tocca a meno, tocca a meno, tocca a meno. Ehi, non mi presento, pure mio padre dice mio figlio è uno stronzo. La disgrazia della sua razza è un essere immondo. Pure come spermatozoo, se c'era il cartello spit arrivavo secondo. Ho detto come spermatozoo, ci sono i miei amici in casa, ferma lo zoo. Ehi, ferma lo show, capisci? Salta pure il piatto quando rappo, perché non mi frega proprio un cazzo. Io tiro giù il palazzo, mandatemi gli sbirri che gli faccio in faccia un camshot. Arrivo con sta merda dove capisci sopra il palco. Mi sono rotto il cazzo, mi metti la faccia sul rotocalco. Ma la mia è faccia da cazzo e non la pago tipo Plasmon. Capisci? Non capisci? Non importa, capisci? Arrivo, sfondo anche la porta. Ehi, questa merda ti taglia l'arteria come se fosse la aorta. Ti arriva dentro all'endovena, capisci? Io non sono Barrichello, faccio due sgommate se vado al bar di Lello. Yay, 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 è il ritornello. Ah, sono Nico Belli, che il tipo è quello. Yeah, capisci questa merda, già la faccio. Rispondi all'appello e poi canta sto stornello. Oh, tutta la chat fa cazzo bello. Tutta la chat fa cazzo bello. Se, se. Tutta la chat fa... E si spacca, non ero ne fa bordello. Anch'io ho un papà stronzo, mi dice sei tipo un ingordo. Vai fuori dal cazzo una volta al secondo e hai tipo la metà della fame del terzo mondo. Tutto a posto, già lo sai com'è Nerone nel posto. Sotto le tettine o lì in bosco. Sono un tipo troppo serio, ci sei. Io ti pasto la bocca tipo canna e plum cake. Già lo sai, vuoi fare freestyle? Le tecniche perfette ma lo fanno su FaceTime. Passa da me che io passo coi miei omiti. Do due lezioni con l'altra tocco i coglioni, yeah. Già lo sai, sono bello, porto rispetto. Ho più sotto più palle io che tutta Peggol. Già lo sai come funziona, ti rispetto, lo apprezzo. Tutta Torino, Vicenza e un po' di Muretto. A Milano, già lo sai come facciamo. Mi manca un sacco Gio Cassano. Penso che era troppo americano e che se avesse fatto trap lui sarebbe andato a casa tutti. Un flow disumano, non importa. Sono Nerone, frate, questa volta è andata storta. Non aprite quella porta. Lo sai che sono tipo quello stronzo che se va a suonare in Calabria passa comunque col fumo in aeroporto. Ehi, hey, yeah, lasciaci repare, frate. Ho un paio di rime improvvisate. Volevo diventare vegano, ma volevo dare altre delusioni a mio padre. Fatemi passare, ho rime spesse. Enzino che fa tecniche perfette. Tu invece c'hai merda improvvisate. C'hai tecniche perfette biscottate. Ma qualcuno l'ha già detto, spalma Nutella. Mi chiamo Enzino e calcio come con la pedivella. Se faccio questa merda dici bella. Dilla, una rima rest in peace J Dilla. Fare il rap nessuno mi assomiglia. Entro nel club con l'appendice di cincilla. Sembro Joy Crack, infatti fra mi chiamo Enzi. Se metti questa merda ci scambiano per parenti. Vengo giù nel posto, portami nel Bronx. Tu e la gang del bosco, non ti conosco bro. Frate c'è un imposto.
conosco più lo sco con il flow. Alza quelle mani perché perdi il discorso coi bro. Io vengo giù nel posto sul divano tipo il grande fratello. Rappetico che si dico grande fratello. Se vengo con sta merda in zine come Thor, ma sono un po' più Terron, porto il martello. Vengo giù per darti un pennello che vale. Per una parete grande c'è un pennello cinghiale. Vengo pure se fare sta merda, meno male. Tu sei nato meno mato, meno male. Yeah, e lo sai che siamo i 5 mostri finali del freestyle. Se scrivo una barra, la gente la tatua. È strano che se giro in San Salvario ancora non vedo che qua mi hanno fatto la statua. Oh, tecniche perfette, si sente che ce le ho perfette, frate, e non ce n'è. Ehi, al tecniche perfette c'era da volesse. Al Mike Tyson invece c'è DJ MS. La cosa figa è che le rime fighe sono le stesse. Mi dissocio da tutto quello che è stato detto fino adesso. Mi dissocio da tutto quello che è stato detto fino adesso. In realtà non siamo così volgari, no no. Siamo ragazzi laureati o diplomati. Io mi dissocio, io mi dissocio. Io mi dissocio, io mi dissocio. Scusa, Twitch, non volevo. Scusa, Twitch, non volevo. Nitro. Adesso basta, sono stanco di chiedere scusa a Twitch. DJ MS, mi sta salendo il cringe. Ehi, rubo il Natale come il cringe o come il Grinch. Tu sei strega Blair Witch. La faccia del Grinch è tipo così? No. Ma come? No vabbè, su questo beat è un po' difficile, eh. Ehi, frate, dissoci da tutto. Frate, io spacco di brutto. Lasciando andare sta merda che la prendo che a tempo e mi butto. Tu ti butti, frate, senza la piscina. Se faccio sta merda son meglio di prima. E sì, sta merda tranquillo la fa. Senti con me che ti piace sto rap. Faccio sta merda e sì, non vale. Tu sei talmente tanto immondizia che sti devo differenziare. Ho il Greta Thunberg piange. Faccio sta merda, fratello, tutta a me distante. Benifico come col Gange. Faccio sta roba, fratello, tranquillo che insino non resta in disparte. Sento se prendo il microfono, tu suoni, si suona il citofono. Ma nessuno risponde, nessuno risponde, frate, sembri afono. Quando prendo il microfono, queste sono rime che mi fanno cagare tipo le assonanze. Quindi tranquillo che quando la faccio una volta non la faccio due volte, distante. Ehi, lasciami passare, ho il flow che è fenomenale. Al bar con Marco e Alex, era fenomenale. Bella storia, se faccio sta roba insino ti insegna a rappare. Sta merda è la storia, sta merda le storie. Ehi, prendi lezione compare. Ehi, prendi lezione compare. Se c'è Fred con Enzi, c'è rappa pure Shade. Oh, ma lo sai già che sia il campione. Se rappano anche Nitro e Nerone, posso andare avanti fino a colazione. Faccio questa roba fin quando non divento un ciccione. Oh, quindi ci vuole un po'. Quinta lì di flow. Andiamo avanti o no? Boh, bella bro. Se cambiamo beat, rappo anch'io. Se no poi mi esce il... Bella zio. Faccio questa roba e sei in oblio. Sai che cosa intendo? Un po' che non esco, che non mi faccio un destro. Parlo con gli animali, fratello, come San Francesco. Lo capisci e sono fresco. Voglio fare tipo un patrimonio dell'UNESCO. Tu hai la faccia di chi spende il patrimonio per un escort. Fra ne chiudo un botto e ci riesco. Sai che cosa intendo? Ora passo il micro a Max, che si spinge fra come un T-Max. Ti va? O vuoi fumare il wax? Non lo so, ce l'hai? O lights? No. Lei capisce. Faccio freestyle, tu coi tuoi amici drogati giocate a ce lights. Ce lights? Lo faceva a scuola. Ehi, ce lights a scuola. La lona è viola. Tipo lo spot degli anni 80. Non ho sete, non ho fame. Ho voglia solo di una Fanta. Se c'hai una Fanta, me la droppo, la correggo come l'acqua. Me ne bevo 808 e torno a casa in barca. Ci vediamo dopo, di foto fra di flore o tanto. Questi rapper del cazzo girano in quattro quarti e fanno il pano random. Non capisco questi qui, cosa fanno sopra i beat. Guide un po' di trap, fanno solo l'extra beat. Imparate il flow, almeno da Future. Lui spacca, giuro, non capisco cosa dice. Ehi, hey, però fra lo fa da un botto. Ehi, hey, tipo me, quando faccio canne e dopo esagero con l'otto. Straparlo, mi fotto,
San parlo poi parlo troppo. Torno a casa insieme a Biggie Paul. Guida la mia auto ubriaco alle 8. Hey. Bella Biggie, dove mi porti? Dalle escort? No, non credo. Io non esco, patrimonio del non esco. Sto a casa, sicuro, non esco. Se voglio tu mi chiami, però non riesco. Ho un problema, sono fresco. Ho dimenticato un destro aperto sopra il desktop. Oh. Mi ha beccato adesso, sono nei guai, bello. Sono fatto bello, dico cazzo bello. Cazzo bello, sono fatto bello. DJ Mess, oh, direi che possiamo tranquillamente finire. Cambiare base, no? O cambiare base. Cambiare base, dai. Volete fare ancora due barre? Ci siamo infuocati qua, oh. Vogliamo fare un po' di rap. Abbiamo 10 minuti, no? 10 minuti di vabbè, rap, vaffanculo. Un po' di barre a testa. Lavanderia e l'amore è andato così, no? Io mi ricordo un minuto di Enzino incredibile su questo beat. Yeah! Con il solito swing e la solita flemma. Me ne vado, me ne vado. Quello forse no, è infatti dei... cambiamo beat, te lo questo giuro. Questo è uno dei minuti più potenti che abbia mai fatto. Dei minuti più... che cazzo vuol dire? Nulla. Eh sì, sì, sì. Neanche Martin Luther. E non si discute. Bra! Posso dire una cosa? La roba di Yari che più mi ha lasciato scioccato nella mia vita è stato che una volta, tipo, dopo un minuto, senza che nessuno gli dicesse niente, gesto, dice: oh, Enzi rispetto all'anno scorso è peggiorato. L'avesse mai fatto. Raga, passa il microfono. Yari prende il microfono, lo scavaga, manco lo guarda. Abbassa le corde e fa solo aaaah! Parte il beat e fa: non posso vincere tutti gli anni, è questione di statistica, ma tu c'hai le battute della settimana enigmistica. È entrato così e poi ha fatto solo rime contro gesto. Sono 10 anni che viene a fare figure di merda. Niente, raga, aveva solo detto che era peggiorato. Questa è la cosa che mi ha lasciato più scioccato di tutti. È come Michael Jordan. La competizione che stimola prendeva il talento, la roba e la trasformava in... La competizione stimola il talento. Questa si è permesso. È l'unica comunque cosa reale. Eh sì. Era sì. De minutest. De minutest. De minutest. Il minuto di presentazione del To The Beat... Quello è il freestyle, cioè quando cercavo di imparare a fare freestyle bene mi guardavo quel minuto e dicevo io così non lo riuscirò mai a fare. Mai. Questo è meritato. Yeah. Cioè. Allora, ecco, ecco, ecco. Ecco, non è... Non è per citare, ma questo dice prendiamo, reppiamo e dopo restano a guardare. Mi dispiace, voglio farti male, la nuova finale con Shade. Con Shade facciamo ping pong, mi batto sul petto come King Kong. Da poco mi son fatto TikTok, per postare il video della tua tipa che mi fa un deep throat. Yeah, quando rimo, me lo tenete in mano come quando urino, yeah. E questa tipa quando si bagna è così di strada che profuma di asfaltino. Di asfaltino, che carino. Shade è proprio un bravo bambino. Nel senso che sbrocchi, guardi le bambine su TikTok e TikTokchi. Mi dissocio. Mi dissocio. Mi viene una rima che non posso dire. Ah, c'è, yeah. Nicola, questa sera com'è che fra ci chiami? E poi te ne lavi le mani. Com'è che ti dissoci? Arrivo con sta merda e senti come spacco e quanto spaccano i miei soci. Mi sa che ci cacci di casa in fretta. Non se ne lava le mani, frate, se le disinfetta. È questione che mi senti, è questione che c'è il Covid e noi siamo al passo con i tempi. No. Non è per disrispetto, non è che disinfetto, me le disinfesto. Il diss è questo, si tratta di disrispetto. Non sono Ponzio Pilato, non mi faccio lo shampoo come uno stronzo pelato. E se la giro in rima, me ne vola ne nima, me con zio potopila. Non ho sentito cosa hai detto prima, quindi non è colpa mia se non chiudo la rima. Questa non posso dirle troppo. Yeah, faccio questa merda e sbario.
frate, che noi a Torino non parliamo al contrario. Diciamo le cose come stanno, dirette. Se faccio questa merda sti rapper li faccio a fette, yeah. Li faccio a fette, da quando il freestyle non lo si faceva solo nelle dirette. Oh, e l'hai capito, sta merda è più seguita di Shade contro Nitro. Yo, Fredde Palme è sempre freddo, perché non vieni dentro? Sei lento come Eric Clapton, a confronto tuo te bandi un chierichetto. Chierichetto, ci rigetto, faccio queste robe e ti rispetto, non mostro disrispetto. Tu prendi nell'oculo zoca, grosso come la coda di Goku. Cambi genere e poi cambi di gender, sono certo il tuo tipo di rapper. Io non posso più dire un Cristo di niente. Censurato. Ho flow che quando arrivo frate al gessato, ti spezzi il braccio e ti vesto gessato. Se vuoi frate te l'ho firmato. Ehi, oh sì, se mi chiedi come va rispondo vada Dio. Vi ho chiamati qui perché perdete, qua non è Speed, stavolta in casa sono io. Sono io, ma te l'ho già detto, parlavi prima di disse e di disrispetto. M'hanno detto che c'ha il cazzetto e se lo rompi non ti metti il gesso ma il gessetto. Vinco comunque, vinco per sempre, anche all'ultimo giro come Vettel. E queste maledette di niente dirette su Instagram, più fame, okay, di Lecter. Facciamoci le seghe, facciamoci le seghe, chiaro. A farci le seghe sono un mago. Bravo, 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 bravo. Avete vinto quando non partecipavo. Cosa cazzo vuoi dire? È troppo basta, bravo. Basta. Dopo questa, me con Leoni. Reppiamo ancora. Yeah. Ah. Yeah. Sono perfetto, faccio queste robe frate mentre rifletto. Hai detto che ti hanno gessato il cazzo con il gessetto. Tu hai il cazzo così piccolo che c'hai il sogno nel cazzetto. Beh dai, poteva andarmi meglio, così meglio che mai. Sono contento di non aver vinto io Speed, sai come mai? Così per 2 anni non ho dovuto ai live fare freestyle. Fare freestyle, fosse stato per me io non l'avrei fatto mai. È questione di cazzetto, no è questione che ti voglio bene, rispetto. Yeah, è grossa, mi dispiace dirla così in corsa, ma il primo anno non mi hanno chiamato, il secondo ha vinto quello sfigato, il terzo dovevo vincerlo per forza. Convinto, io penso che Speed manco l'ho vinto. E tutti sono convinti del contrario. È un guaio. È un guaio. Prima hai parlato di gessetto, è quello che prendi in ginocchio tra Pinocchio e Geppetto. C'è quell'altra rima ma non c'è rispetto. Parla. Non mi arriva da parecchio. Porta il gessetto e sino la fa facile. Ho portato il gessetto per tracciare per terra il tuo cadavere. Vengo come il coroner, esplodono le coronarie quando faccio questa merda. Insino a troppe rime vai. Vabbè, Speed non l'hai vinto, però calma. La mia me l'hai rubata, si chiama karma. Voi venite col gessetto, ma mi fate le seghe e poi venite col geppetto. Tu vieni col cerchietto. Non chiudo la rima, ma adesso la riprendo. Ok, yeah. Yeah, faccio 2 barre. Sai che cosa intendo, frate? Io non racconto palle. Ne ho delle belle. Quando io raffavo con Marra, tu facevi ancora le marrachelle. Yeah, e so di belle. Tipo che le faccio e poi ridi a crepa pelle. Le tipe sono belle, quando mi vedi chiavare dici crepa quelle. E io le crepo, e ci credo, le spruzzo come un super liquidator. Sono serio, vuoi anche tu? Esprimi un desiderio. Ehi, esprimi un desiderio, quale super liquidator? Tu sei l'insetto che si è mangiato nel video Tyler the Creator. Sei tornato 5 anni indietro. Opsi, opsin, opsino, ti opprimo, Fredde Palma, zitto, bocchino.
Silenzio, parla, fai parlare un pochino. Io non vengo da Torino da un bel po', non vengo da T.O., io vengo da V.I. e vedo, bevo V.I.N.O. Mi batti S-I-O-N-O. Ti faccio lo spelling, forse tu non mi tieni. Capisci questa merda, sai che porto più veleni. Ti faccio un po' di training, ti faccio training day. Contro di me perdi, epic fail al gaming day. Ehi. Questo ragazzo ha del talento. Yeah, yeah, rap andate a giocare a freccette. Trendsetter, tu al bar a giocare a 3-7. Faccio questa merda e Zino trasmette. Contro questa squadra non arrivate a gara 7. Arriviamo giù nel posto garantito. Arrivo con sta merda, dimmi frate chi è il tuo preferito. Testa di cavallo nel letto come Don Vito. C'ho Vito e Don Dico, quando prendo il microfono ti ho demolito. Flow demolition man, come la fiction. Tu c'hai più anni che Beautiful la fiction. Frate mi fai ridere, la mascella di Ridge. Se vengo con ragazzi c'è Yarivella sul beat e fa fuoco. Pedivella tipo Bella Ciao, tipo quando faccio questa merda nero come un gugugnao. Arrivo giù nel posto sballo rarapau. Tu sei Gianna Nannini quando non si accende il ciao. Ciao, maledetto ciao. Se faccio questa merda fai wow, tipo fai yoga. Se faccio questa merda frate nella riprova, tipo la prova del 9, tipo la prova del 9 a matematica. Mi mangio le parole perché ho fame. In pratica faccio questa roba e fra una setta, facciamo le sette, di certo senza una setta satanica. Yo! Ah, beh, belle rime. Ieri sicuramente non ne avrò così fiche. Ultimamente non ho i soldi per le noccioline. Stanotte ho trovato sotto il divano uno sneaker. Posso fare questo, io non mi compro le sneaker. Non suono fino all'anno prossimo, vado a Troie coi ticket. Cosa devo farci? Tu non ci batti qui. E questi rapper possono tornare a casa sui pattini. Vuoi vedere una di queste sere? Questi rapper non hanno i pattini, ma c'ha le ginocchiere. Oh lord, come Drake, questi rapper sono fake. Non ci fotti con i miei, perché frate N.E. c'è lo stile, c'è le rime sopra il beat. Non vedevo sti miei amici così in forma da spit. Sembra una sfida qui a 100 all'ora minimo come a speed. Cosa cazzo siete diventati qui? I miei amici frate sì sono fortissimi. Non sfidarli fra sono pericolosissimi. Non vanno più ad amici, sono amici miei. Questi amici sono tuoi, i tuoi amici sono fake. I tuoi amici epic fail quando vengo contro i miei. Sembriamo quasi di L.A. perché questa non è nuova né vecchia, è media scuola. È come lei, occhi gialli e viola. L'ematoma, ti rimando a scuola. Porti sfiga tipo suora, tipo toga nero sotto la scala, tipo il viola. Sei una palla tipo il nome della rosa. Questa tipa la sua cosa, io le porterò una rosa. Non me la dà, le do il Prozac. Tanto mi ama comunque, sono un rapper. Ho la terra sotto le unghie, nessuno mi distrugge. La mia voce può spaccare, allora frate senti il timbro. La tua mi prenda male, fai un servizio a chi l'ha visto. Io mi chiamo Enzine quando arriva un imprevisto. A Monopoli, sì, vinci i soldi del Monopoli. Hai i soldi nelle foto e te li conto tutti in mano. Ferragamo, ho il ferro in mano, ti sbrano. Enzino da Torino, un cazzo di killer. Se faccio questa rima tu mi fai ridere, Ben Stiller. Rime ne ho mille, eppure a centinaia. Mo' faia, Enzino rap quando arrivo tipo mannaia. Ti taglio mannaia la maruo. Enzi con il flow quando arrivo fino al sud e nord. Tutti sanno che il mio stile prende tipo Tom Ford. Alza quelle mani se mi sfidi, senti il tonfo. Cadi a terra, questa merda nei pop, no, questa è guerra. Se faccio questa merda con la mentalità aperta, come il tuo paracadute, nel senso che stai cadendo nella merda, bro, non si discute. Vengo giù per spiegare le ali, spiegare le vele. In questa merda sono il meglio che puoi chiedere, che puoi ottenere. Vengo giù per fare un po' rime tenere. Tu fai il G ma arrivi con la tenere. Resto la solo puoi cenere. Ehi 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 ehi, abbiamo raggiunto la mezzanotte, quindi buonanotte, ci vediamo una di queste sere, una di queste volte. DJ Mess pompa la musica più forte. Se vi è piaciuto il programma, questa roba qui su Twitch, doppiate smella chat, un GG. Voglio questa merda per tutti i miei amici che per essere qui non hanno preso cash, hanno fatto sacrifici. Ehi, ci dissociamo da tutte le cazzate che diciamo e le porcate che vogliamo. Per sempre. Però se ci date soldi è meglio e non si mente. Ehi, diciamo GG per sempre. Stavolta la diretta la chiudiamo veramente. Yo, saluto tutta questa gente, chi si aspetta Sabate, bella per la diretta. Macete, Aid. Yeah.